Buonasera, ben ritrovati con Azzurra Sport, motori, calcio, basket e volley nel menù di oggi. Cominciamo dal rally dei due laghi, città di Domodossola, perché è davvero cominciato il conto alla rovescia. Vincenzo Amato. Tutto è pronto in Ossola per il terzo rally dei due laghi, città di Domodossola. Ancora poche ore, poi i motori delle 90 macchine iscritte si accenderanno prima per lo showdown, la prova di messa a punto delle vetture che avverrà domani pomeriggio lungo le strade di Trontano, dalle 15.30 sino alle 18, e poi domenica dalle 8 del mattino sino alle 17. Una variazione rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi. Per motivi logistici la partenza del rally non avverrà da Piazza Mercato ma dalla località Nosere. L'arrivo invece è sempre alle 17, confermato in Piazza Mercato, la piazza Salotto di Domodossola. Il resto è tutto invariato, con le tre prove speciali da ripetere due volte. La Monte Crestese di 6,5 km che i piloti percorreranno alle 8.20 e poi ancora alle 13.27, la Calasca di 4,3 km che i piloti faranno alle 9.15 del mattino e poi alle 14.22 del pomeriggio, e la Lucentino, la speciale novità di questo rally, lunga 7 km che i piloti percorreranno alle 10 del mattino e alle 15 del pomeriggio. In totale la corsa è lunga 192 km, dei quali 36 di prove speciali di velocità. Una gara che vede grande favorito, inutile nasconderlo, lo solano Davide Caffoni, assopiglia tutto lo scorso anno delle corse del VCO e del Novarese e vincitore delle prime due edizioni del Rally dei Due Laghi. Caffoni non avrà vita facile comunque, perché alle sue spalle ci saranno piloti del calibro di Denis Colombini, che arriva da San Marino con l'intenzione ovviamente di salire sul podio, sul gradino più alto naturalmente. Come lui in lizza per la vittoria altri piloti, Andrea Giudice per esempio, Fabrizio Margaroli, Stefano Serini, il lariano Alex Vittalini, il valtellinese Marco Genesini e il biellese Corrado Pinzano. Da rilevare che oltre al grande numero di partecipanti, singolare per una corsa non titolata, in gara ci saranno una ventina di vetture tra la R3 e le Super 1006. Difficile dunque fare un pronostico, non ci resta che aspettare domenica sera per vedere chi taglierà per primo un traguardo. In questo caso potete farlo insieme a noi. VCO Azzurra TV seguirà tutto il rally in diretta, comprese le prove speciali naturalmente, dalle 8.15 del mattino alle 17.30 di sera. Poi alle 23.30 vi proporremo uno speciale con il riassunto del rally. Siamo ora al basket, ultima partita a Verbania della Paffoni prima del trasferimento a Castelletto. Domani arriva l'FMC Ferentino in rampa di lancio che sogna il primato. Per l'ultima partita dell'anno al Pala Battisti, prima del forzato trasloco a Castelletto, la Paffoni trova un'avversaria lanciatissima, capace di vincere 10 delle ultime 11 partite giocate e di vedere il primato distante solamente 2 punti. Ferentino, che nella mente dei tifosi rossoverdi riporta alla mente inevitabilmente la ferita di 4 anni fa, quando la squadra allora allenata da Franco Gramenzi eliminò ai playoff la corazzata di Di Lorenzo, ha svoltato dopo il cambio in panchina, con il vice Ansaloni promosso al posto dell'esonerato Fucà. Da allora la formazione amaranto ha cambiato marcia, anche perché il roster dei ciociari è forse il più completo della Serie A2. I due americani Bowers e Reynolds sono tra i migliori della categoria. La pattuglia italiana può invece contare sull'esperienza di Gigli e Bulleri, una vita in Serie A1 ed in nazionale, oltre che sull'ex Raspino e sui vari Imbro, Benevelli e Carnovali. Sulla carta la partita conta più per gli ospiti che, come detto, sperano di raggiungere il primo posto in classifica, mentre la Paffoni è ormai destinata ai play-out e verosimilmente li affronterà da penultima dopo la vittoria di Rieti su Siena. Ma in casa rossoverde c'è tanta voglia di tornare a vincere dopo 3 stop consecutivi. Il ritorno sul parquet di Ramon Galloway sicuramente darà entusiasmo ed energia a tutto il gruppo, così come la voglia di rivalsa di Capitan Gurini, che a Ferentino non ha avuto un periodo facile della sua carriera. Come sempre, tanti saranno gli eventi collaterali. Prevista la premiazione delle 3 società sportive che hanno vinto il concorso organizzato dall'associazione Kenzio Bellotti sulla presenza dei loro tesserati alla Pala Battisti in occasione delle partite a loro dedicate. Le 3 società premiate sono l'Accademia Verbania Calcio, la Ramatese Omegna e la Canottiere Città di Omegna. A ciascuna di loro andrà un assegno da 250 euro.
Ed ora andiamo a vedere la Hit Parade dell'ultimo turno che si è completato con il posticipo di mercoledì vinto da Rieti contro Siena. La palla è per Di Liegro che si ritrova solo, la stoppata di Longobardi. Adesso Migliori contro Johnson che mette mani sopra, il servizio per Lugo che va alla schiacciata. Fisso sugli angoli, Brooks, uno contro uno, continuamente. Appoggio a tabellone, time out. Di Pepper, sbagliata ma recupera per Buckholz, lo schiaccione. Attacca ora proprio Crosariol che va a trovare Dobbins, la schiacciata. Questa è super. Inizia della penetrazione e vede qui va a scoppare. E dunque il gran gesto atletico e tecnico dell'ala di Agrigento Kelvin Martin al numero uno della Hit Parade. Adesso una partita particolare, una partita contro la SLA che si è giocata mercoledì a Bellinzago. A favore di chi? Scopriamo nel servizio. Un calcio alla SLA è il nome della partita benefica che si è giocata mercoledì nel tardo pomeriggio alla comunale di Bellinzago. Tra gli amatori Cielo Azzurro, di fatto la squadra della caserma dell'esercito che partecipa al campionato AIX, e gli amatori Mezzo Merico, che invece giocano nel CSI. La partita è stata organizzata per dare una mano a Paolo Arnesano, il ragazzo di Salice nel Salento, malato di SLA, cui sono stati rubati 7.500 euro che sarebbero serviti per un intervento medico a Vienna il prossimo 14 aprile. Dei ladri che si sono intrufolati nella sua casa ancora nessuna traccia, ma grazie alla trasmissione Le Iene con Giulio Golia che è andato a intervistarlo, è scattata una vera e propria gara di solidarietà per salvarlo. Perché la partita di Bellinzago? Perché nella squadra dell'esercito allenata da mister Antonio Scialla giocano due fratelli di Paolo, Mino ed Alessandro. Grazie alla generosità del pubblico e dei giocatori e grazie all'asta della maglietta del capitano del Novara Faragò, che ha simbolicamente dato il via al match, sono stati raccolti ben 3.200 euro. Per la cronaca, la partita è stata vinta 5-0 dai ragazzi dell'Amatori Cielo Azzurro. A segno Pasquale Piacenza, Simone Nicosia, Alessandro Calò, Gabriele Oddone e per ultimo, dal dischetto, Mino, fratello di Paolo Arnesano. Presente anche la terna della FIGC, arbitrato il signor Giordano, coadiuvato da Annè e Bazzano. Un grazie all'amministrazione comunale di Bellinzago e allo Sporting, le parole di mister Scialla, e da tutti quelli che sono intervenuti. Ancora una volta lo sport ha dimostrato quanto possa essere utile ed unico. Ora speriamo tutti che Paolo ce la possa fare a guarire da questa malattia grazie alle cure che potrà ricevere a Vienna. E forza Paolo, ovviamente, in attesa dei playoff di Serie A1 che scatteranno la prossima settimana, andiamo a vedere il programma del volley minori con Gianluca Trentini. Prosegue verso la conclusione la marcia dei tornei di volley dalla B1 alla D. Vediamo il programma di questo fine settimana. In B1 Natalia Viganò e la sua Don Colleoni Trescore Balneario gioca domani alle 20.30 a Verona contro il Vivigas per tornare al successo. Gara esterna in B2 donne con il Pavic Romagnano di Marco Bonfantini, che è atteso alla sfida esterna appunto delle 21 sempre di domani contro Canavese Volley. Riprenderà la prossima settimana la B2 maschile col volley Novara di Simone Adami. In Serie C donne la Fravura
Bartoleggio, di Sara Medici e Federica Prino, è attesa la sfida casalinga alle 18 contro le novaresi della pallavolo giovanile salesiana Issa di Novara. In C maschile il Bistrò 2008 Domodossola può chiudere il discorso salvezza in casa al Pala Spezia contro Ascot Lasalliano con inizio sempre alle ore 18, mentre i verbanesi di Altea Alziora, peraltro seguiti da un pullman di tifosi, giocheranno alle 20:30 al Pala Pressendo di Aosta contro il Bruno Tex. In Serie D, partita difficile in casa per San Maurizio, il Cusio Sud-Ovest alle 17 attende Pompritti in volley in Lessona, mentre alquanto interessante il match salvezza tra la MRG Borgomanero e Igor Gorgonzola Trecate, che si giocherà alle 20:30 nel Palasport Borgomanerese di Via Vecchia. In fondo alla classifica potrebbe ingalbugliarsi la situazione ancora di più. È difficile la sfida per Vega Occhiali Rosalziora, che alle 18 di domenica al Pala Manzini se la vedrà contro Stella Rivoli. Le verbanese però non possono perdere ulteriore terreno, visto anche lo scontro diretto tra Trecate e Borgo. Con questo servizio noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Viceazzurra TV.